Professor Maira Omnia Congress e Trattoria Mimmo di Giardina Gallotti, Autofficina Angelo Bullo Agrigento. Sì. Signore e signori, buonasera. E benvenuti alla 12ª edizione del Sipario d'Oro, edizione 2019. Anche questa sera, come tanti anni, in questa splendida serata del 10 di agosto, premieremo persone e personalità che si sono distinte nel corso dell'anno a livello nazionale per dei meriti che questa sera vi racconteremo. Prima di incominciare, permettetemi di invitare qui sul palco la voce storica del Sipario d'Oro, colui che ci racconterà le motivazioni di questo premio. Invito qui sul palco Giuseppe Portannese. Ma prima di incominciare abbiamo bisogno di una presenza prestigiosa, colui il quale ha voluto, ideato e curato questo premio, il Sipario d'Oro 2019, il direttore artistico di questa kermesse, il direttore del Sicilia 24 Ore, il nostro Lelio Castaldo. Buonasera. Se dici direttore artistico, il professore Gazziano mi mangia, io non sono assolutamente direttore artistico. Buonasera, bentrovati, eccoci qua, grazie. Che bella gente, come tutti gli anni, eh? Eh sì, poi quest'anno anche in maniera particolare. Ci siamo ancora, nonostante, vi rubo solo un minuto, una serie innumerevole di difficoltà che abbiamo incontrato quest'anno, perché siamo stati azzoppati, ma siamo qui. E siamo orfani, ma continuiamo ad essere qui. Ci hanno abbandonati quasi tutti, quasi. E noi continuiamo ad essere qui, 12ª edizione del Premio Nazionale Sipario d'Oro. Grazie. Perché quasi? Quasi perché qualcuno ha creduto quest'anno di incentivarlo ancora di più, questo premio, questo evento culturale. L'amministrazione comunale non è stata tenera con noi quest'anno, la regione non è stata di meglio, però ci sono state alcune persone che hanno, ce l'ha dato una mano, perché non è facile realizzare una serata del genere come questo. Vi dico solo una cosa: questo 6x3 del Sipario d'Oro, ci sono voluti giorni e giorni, al di là dei soldi, per realizzarlo. E io volevo rubare un minuto alla serata proprio perché volevo invitare sul palco coloro i quali ci hanno dato e ci hanno permesso soprattutto di realizzare questa manifestazione. Sono gli sponsor, sponsor è una parola brutta, non mi piace, e gli amici che hanno creduto cultura, in questo progetto e lo hanno sostenuto, che sono i rappresentanti, che prego di salire sul palco, Tipografia Maira, la Trattoria da Mimmo, e la Meccatronica di Angelo Bullo e l'Omnia Congress. Prego, accomodatevi. Benvenuti.
C'è anche l'Omnia Congress. Vi chiedo solo un applauso perché siamo qui stasera grazie a loro. Tutto qui. Grazie di vero cuore. Ci vediamo dopo, noi ci vediamo dopo. Grazie. Allora, direttore, che dice? Incominciamo, entriamo nel vivo di questa kermesse. Entriamo nel vivo. Entriamo nel vivo e incominciamo con il primo premio. Premio Nazionale Sipario d'Oro 2019. A Quartet Folk per la promozione e la diffusione internazionale delle tradizioni folcloristiche e folk di Sicilia. Arrivano. Facciamo un applauso al Quartet. Se cantate con la stessa fretta che avete avuto di salire nel palco non ci arrivano. Buonasera, buonasera. Buonasera, benvenuti. Ciao, buonasera. 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 Benvenuti, benvenuti. Buonasera. Devo parlare io? I più grandi. Possiamo, intanto possiamo sapere da questi ragazzi i loro nomi e così. Eccoci qui. Faccio un po' da me. Prego. Gerlando Barbadoro. Dario Mantese. Antonio Cannella. Ciccio Carrabugi. Applauso. Un applauso. Quartet folk che stanno portando in giro la cultura, il folklore tipicamente siciliano. I più grandi di voi ricorderanno, anche perché esiste ancora, il gruppo dei Dioscuri, famosissimo e importantissimo gruppo di Agrigento che ha spopolato nel mondo. Vi dico solo che loro sono sulla buona strada. Diciamo che avete la responsabilità, no, di conservare la cultura siciliana, e la musica è il mezzo, uno dei mezzi principali, uno dei mezzi più belli per poter conservare, ecco, l'amore per una terra e soprattutto l'amore per la cultura, e quindi vi ringraziamo per questo. Premia, consegna il premio Nicoletta Musso, presidente del Consiglio Comunale di Ioppolo. È un po' in ritardo, però l'aspettiamo con. Nel frattempo chiediamo a Giuseppe Portannese di leggerci la motivazione di questo premio. Premio Nazionale Sipario d'Oro, 12ª edizione 2019, Quartet Folk, per l'entusiasmante esperienza di ricerca e di diffusione della musica popolare folk, di cui interpretano con profondo senso dell'identità siciliana le grandi tradizioni della musica e del canto popolare. Giovani rappresentanti della Sicilia migliore. Ioppolo Giancaxio, Agrigento, 10 agosto 2019. Facciamo un applauso ai Quartet Folk. Sì, allora prima della premiazione facciamo vedere il video dei giovani del Quartet Folk. Vediamo il video, abbassiamo le luci. Giorno di l'amore e tu io lo posso aggiovare, si può ci provo gusta me canzoni e ti lo canto e solo in due parole, e ti lo canto e solo in due parole. La prima volta che vizi l'amore mi confondiva e non sappi chi fare, che a mezzo a tanti tu fosti capaci di pigliare e rubare i lume cuori. Pigliare a rubare il lume cuori. Chi se l'amore, chi bene, chi va, che se ci fate di
porta più camo e davanti a noi di zitto scegli tu quali di tutta la vita amando la ma si muove di spasso camare con trama e tempo perso amore davanti a noi di zitto scegli tu quali di tutta la vita. Giorno di lamuri, ca senza di giugno non può sbocciare, sto sentimento ca non trova pace, ca notte giorno non ti fa dormire, ca notte giorno non ti fa dormire, la prima volta che inizi l'amore, le confondive non sapi chi fai, ca d'intermia non si può capire, cento farfalle sento scolazzare. Sento farfalle, sento scolazzare. Che se l'amore chi viene e chi va, ti stringi forte e ti porta più calmo. E davanti a noi di zitta, scegli tu quali per tutta la vita. Ama tu cama, si può di rispasso, cama e con fama. E tempo perso, amore davanti a noi di zitta, scegli tu quali per tutta la vita. Forte ti porta più calmo, lì davanti a muri di zita, scegli tu quali per tutta la vita. Ama tu cama, si muove di spasso, cama ricontama, e tempo perso, amore davanti a muri di zita, scegli tu quali per tutta la vita. La dottoressa Nicoletta Musso. Ragazzi, prima di andar via, un aneddoto, un ricordo, qualcosa che ci faccia avere proprio la percezione di che cosa significa portare la cultura della musica siciliana in giro per il mondo. Intanto buonasera a tutti, grazie a tutta l'organizzazione per questo riconoscimento che ci fa grande e tanto piacere e ci stimola ad andare avanti e a fare sempre di meglio. Un aneddoto magari proprio per in giro per il mondo è stato durante la nostra ultima tournée negli Stati Uniti, infatti lo scorso ottobre siamo stati a Chicago, e vedere ancora gente che a sentire Vittina Crozzo, Giuri Giuri piangeva, ci ha fatto capire quanto ci sia voglia ancora di Sicilia, non solo in Sicilia ma soprattutto tutto in giro per il mondo, quindi è stata un'emozione davvero immensa vedere gente che proprio emozionarsi a sentire le canzoni con le quali è cresciuta. Ci ha fatto grande piacere e diciamo che ci auguriamo di rivivere al più presto emozioni simili. Fa tanto piacere anche a me che di lavoro mi occupo di musica, mi occupo di jazz, mi occupo di cultura, quindi vedere un impegno così solido portato in giro per il mondo nella tradizione siciliana non può che rendermi orgogliosa anche di voi e di questa terra. Grazie, grazie ancora. A voi, grazie a tutti. Bravi. Continuiamo con le premiazioni. Premio nazionale Sipario d'Oro 2019 a Franco Pullara per il giornalismo e la direzione responsabile del giornale online Sicilia On Press. Consegna il premio
Lelio Castaldi. Il vecchierello Francesco, buonasera. Buonasera Lelio. I casi della vita, i casi della vita vogliono che, attenzione che c'è mia moglie là e c'è anche il microfono, il microfono, vogliono che io sono direttore di un quotidiano online e mi tocca premiare un mio diretto concorrente che è altrettanto omologo del quotidiano Sicilian Press. Io sono doppiamente felice di ricevere questo premio, intanto come premio e poi perché mi viene dato da un fraterno amico che è Lelio Castaldi. Facciamo lo stesso lavoro, ci completiamo, ma non ci siamo mai fatto sconti e quindi questo fatto è di significativa importanza. È verissimo, è verissimo. Quando la concorrenza tira, e lui ha un grande pregio di lavorare per Favara, è nato così ma ora siamo a livelli regionali ed è l'unico quotidiano online che viene letto da quasi 20.000 persone al giorno. Lui viene molto più facile rispetto a noi ad Agrigento, che c'è una giungla di quotidiani online. Se volete vi dico pure il numero esatto, siamo in 12 e non è facile. Ma è importante che siamo in 12, è importante che siamo in 20, perché questo dà la completezza dell'informazione. Perfetto. Prima era affidata soltanto a pochissime testate giornalistiche che facevano il buono e il cattivo tempo, adesso il faro dell'attenzione è acceso su tutti i fenomeni e quindi la gente sa che cos'è la mala politica, sa che cos'è l'organizzazione criminale, sa che cos'è la mafia. Se uno spegne il falo dell'attenzione, altri 12 lo tengono aperto. Perfettissimo. Tutti quanti non possono. Sul numero dei lettori io li ringrazio tutti, ma io ho l'abitudine di alzarmi presto la mattina e di collegarmi con i contatori Google Analytics che ti danno la posizione dei nostri lettori. E sapere di essere letto alle 7 di mattina da Brescia, Milano, Verona, dove ci sono i nostri che vanno a lavorare là, quindi i nostri ragazzi, le nostre famiglie, questa nuova migrazione che si è incentivata recentemente, che grazie al nostro lavoro è informata, mi fa grandissimo orgoglio e mi ripaga di tutto. Un applauso a Franco Pullara. Leggiamo le motivazioni di questo premio. Premio Nazionale Sipario d'Oro, 12ª edizione 2019, a Franco Pullara, per il quotidiano impegno di informazione che sempre viene espresso con serietà e rispetto nella trattazione delle varie notizie territoriali, scritte e raccontate sempre con lealtà e professionalità nei confronti dei lettori del suo giornale online. Un modello di comunicazione corretta e imprescindibile. Ioppolo Giancaxio, Agrigento, 10 agosto 2019. Applausi, grazie. Consegno davvero con grande piacere, Francesco. Grazie. Con grande piacere. Grazie ancora. Grazie ancora. Continuiamo con la premiazione. Premio Nazionale Sipario d'Oro 2019 a Enza Ierna, dirigente scolastico, per i suoi 45 anni di attività didattica e dirigenziale. Consegna il premio l'avvocato Marco Zambuto, già sindaco di Agrigento, con la compresenza dell'ingegner Dino Barone, presidente del Parco Nazionale Pirandello. Qui abbiamo davvero un pezzo di storia della scuola agrigentina. Simone. Buonasera signora. Allora, leggiamo le motivazioni del premio. Premio Nazionale Sipario d'Oro, 12ª edizione 2019, a Enza Ierna, per il quarantennale impegno nell'attività scolastica, nei diversi gradi di istruzione,
interpretandone il ruolo con sensibilità culturale e viva disponibilità umana, un modello di grande condivisione e di consapevole compartecipazione. Joppolo Giancaxio, Agrigento, 10 agosto 2019. Io ho detto solo che abbiamo davvero un pezzo di storia della scuola di tutta la provincia di Agrigento. Mi verrebbe, intanto la ringraziamo, no? Perché dirigere la scuola significa dare ogni giorno una nuova possibilità, una nuova opportunità a questi ragazzi. Com'è cambiato il dirigere l'ambiente scolastico nel corso di questa sua straordinaria carriera? Innanzitutto un grazie a quanti hanno individuato in me questa figura. Io vi ringrazio, mi sento onorata di ricevere questo riconoscimento, il grazie a nome di tutta la scuola di Agrigento, in particolare del liceo scientifico e linguistico Leonardo che dirigo. A fare grande la scuola non è il dirigente scolastico, credetemi, è il personale docente, il personale non docente e in particolare gli alunni con le loro famiglie, perché devo dirvi la verità, i ragazzi di oggi sono ragazzi responsabili, ragazzi che capiscono di far parte di un contesto sociale, territoriale e si impegnano costantemente non solo nelle attività scolastiche ma anche in quelle extrascolastiche. Difatti molte attività hanno realizzato, hanno adottato la chiesa di San Giorgio che valorizzano, quindi vanno pure cercando di dare un contributo al proprio territorio, perché Agrigento è la provincia, è una terra bellissima. Io sono venuta a Joppolo un mese fa per quell'iniziativa sulla legalità, sì, e c'erano proprio, sì, i nostri alunni, quindi questo riconoscimento va a tutti i docenti, al personale non docente, agli alunni e alle famiglie. Grazie ancora a tutti. Grazie alla dirigente Enza, grazie ancora, grazie. No, tu rimani, vieni qua, questo è un po' il programma. Intanto dobbiamo spostarci un po'. Sì, un po' più al centro. Siamo al buio. Voglio approfittare di avere accanto l'ex sindaco di Agrigento per capire un po' di cose, anzi solo una cosa. Cos'è questo chiacchiericcio? Ad Agrigento circola voce che questo signore vuole ricandidarsi a prima cittadino della città dei templi. Prego. La verità. Vi giuro che non era studiata. Non è studiata, sì, l'ho voluto proiettare io. Assolutamente all'improvviso. No, allora, io sono stato, dopo la mia esperienza politica in prima linea, sono stato fuori per ragioni personali, professionali, di lavoro. Vi devo dire che questo periodo per me è stato un periodo importante, perché io fin da ragazzino ho fatto politica e, come dire, e per me l'impegno politico è stato una ragione importante di vita. Ho avuto la possibilità di fare quello che ogni persona che vuole fare politica ambisce a fare, cioè quello di poter servire la propria città. L'ho fatta dedicandomi al massimo, l'ho fatta dando tutto me stesso. Lasciamolo stare il passato. No, risponde, no, alla domanda. Risponde alla domanda. Che... No, no, è importante. Oggi con quella esperienza, diciamo che hai fatto perdere il filo, nel senso che dico, poi sono stato fuori, oggi ritorno per ragioni sempre di lavoro in Sicilia, a Palermo, diciamo, e quindi qui ad Agrigento. L'anno prossimo ci sono le elezioni, come dire, troveremo nella scheda il tuo nome. Ci sono tanti amici con i quali stiamo ragionando in queste settimane di ipotesi di candidatura. Io vi dico la verità, secondo me occorrerebbe individuare soluzioni che soprattutto sul piano politico riescano a fare un salto alla nostra città così come alla nostra provincia, cioè riuscire a mettere insieme energie per affrontare la
drammatica situazione economica e sociale che abbiamo, io penso che sia l'obiettivo principale. Dopodiché le candidature personali, come dire, valgono a poco. La cosa importante è mettersi a disposizione di un progetto che può riguardare la città. Da questo punto di vista sono pronto a dare il mio contributo, peggio senza per che sia, diciamo, necessario, però vedremo, vedremo insieme. Ricordiamo che oggi è il 10 agosto, magari 10 agosto. Realizzare qualcosa che nel primo mandato non è ancora riuscito a portare a punto. Il punto vero è, mi permetto di approfittare di questa piazza. Proprio in questi giorni di ferie sto leggendo un libro che consiglio a tutti. È un libro che si chiama Zero al Sud e vi devo dire che mi sta dando tante risposte rispetto anche agli anni del mio mandato, nel quale, per via di quella che è stata la legislazione nazionale, ti sei ritrovato da un lato a pagare i debiti e dall'altro lato ad avere meno trasferimenti dallo Stato. La faccio molto in breve. Bene, questo libro racconta come sia stata fatta scientificamente nei confronti del sud del paese un'operazione che ha tolto scientificamente risorse ai nostri comuni. Per cui oggi il fatto che tutti i comuni, a prescindere da chi sia il sindaco, si trovano in una condizione di difficoltà, non è frutto del caso, frutto del fatto che ci sono qui giù da noi cattivi amministratori e sopra nel nord del paese amministratori lucidi e illuminati. È stato frutto di una politica che purtroppo le risorse a noi le ha tolte. Oggi, ed ecco il passaggio, il riferimento a cui volevo fare prima e concludiamo, occorrerebbe una grande iniziativa politica di tutto il meridione, il sud, la Sicilia, per rivendicare quello che realmente ci spetta. E questo vi dico, a prescindere da chi veramente sia candidato a sindaco, perché qui oggi giochiamo una partita che vale il futuro complessivo della nostra terra, di Sicilia e del meridione. Perfetto, grazie. Grazie. Continuiamo con i premi. Premio Sipario d'Oro 2019 al dottor Giuseppe Taibi, avvocato, presidente FAI Agrigento, Regione Sicilia. Mi onoro di consegnare personalmente questo premio. Complimenti, grazie. Grazie. Buonasera. Leggiamo le motivazioni e poi facciamo quattro chiacchiere. Premio Nazionale Sipario d'Oro, 12ª edizione 2019, a Giuseppe Taibi, per l'appassionato impegno profuso nella promozione delle specificità ambientali e monumentali del territorio, con un ruolo di preminenza nell'azione nazionale del FAI, un esempio di attivismo sociale e culturale. Ioppolo Giancaxio, Agrigento, 10 agosto 2019. Io intanto volevo farle una domanda, perché parlare di FAI significa parlare di tutela, di salvaguardia dell'ambiente, ma anche di un incentivo alla conoscenza e alla promozione della cultura. Quindi già questa parola in questo periodo storico dovrebbe starci molto a cuore, quindi il tutto ovviamente in una forma senza scopo di lucro, quindi ancora più difficile. Quindi se intanto ci fa comprendere appieno, insomma, l'importanza del FAI, di come si lavora, dei rapporti tra le istituzioni e le associazioni. Ci racconti un po' e ci illumini. Grazie, intanto ovviamente sono onoratissimo di questo premio, ringrazio tutti gli organizzatori, un premio che dedico a tutti i volontari del FAI ovviamente, ma mi permetto di dedicare anche ai miei genitori che sono qui e mi hanno avvicinato all'impegno socio-culturale.
In questi giorni incontravo la Borletti Buitoni, che è stata anche sottosegretaria ai beni culturali con delega al paesaggio, e lei ha incontrato gli agrigentini per presentare appunto la Carta Nazionale del Paesaggio, e diceva l'importanza della cultura. Ma cosa serve la cultura alla fin dei conti? Serve a creare cittadini consapevoli, serve a scegliere classi politiche migliori, serve a questo. E quindi credo che questo lavoro, che comincia dalle scuole, ringrazio infatti chi nelle scuole si occupa anche di collaborarci, perché noi siamo volontari, come appunto i licei, le scuole di Agrigento, eccetera. È importante, credo sia importantissimo questo lavoro. Poi noi ci occupiamo anche della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, certo. Quindi aiutiamo lo Stato italiano a rispettare l'articolo 9, la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico, artistico della nazione. E poi io credo molto nella collaborazione tra associazioni e istituzioni. Lo diceva poco fa Marco Zambuto, non è più possibile per le amministrazioni, né è possibile per le associazioni da soli, mettiamoci insieme pubblico e privato per migliorare il nostro territorio. È qualcosa qui ad Agrigento sta avvenendo, quindi io vorrei parlare anche di qualcosa di positivo, insomma. Certo, oggi il telegiornale dava la notizia che la Scala dei Turchi è diventata la meta più visitata a livello italiano, cioè una delle mete veramente più visitata. Questo può essere un simbolo. Brevemente ricordate che c'era questo ecomostro sulla spiaggia 20 anni fa, cominciò a occuparsene Legambiente, poi anche la soprintendenza, poi anche il FAI, ci siamo costituiti nei processi, i processi sono stati vinti, ma poi è stato il FAI a mettere a disposizione 20.000 euro per l'abbattimento. A questo punto è intervenuto il proprietario, ma qui abbiamo lavorato insieme alla procura, abbiamo lavorato insieme alle forze dell'ordine, insieme al comune. Il proprietario abbatte, i 20.000 euro noi li spendiamo per abbattere un altro immobile in cima alla Scala dei Turchi, e dopo costruiamo questo belvedere e alla fine poi vinciamo anche il premio paesaggio e legalità e lotta all'abusivismo. Quindi oggi Agrigento, che purtroppo in passato è stata patria dell'abusivismo, diventa simbolo di lotta all'abusivismo, simbolo di paesaggio e legalità non soltanto a livello italiano, ma siccome ci colleghiamo al premio del Consiglio d'Europa, il premio paesaggio del Consiglio d'Europa, direi anche a livello europeo. Ed ecco che tanti turisti vengono per visitare la Scala dei Turchi oggi quanto la Valle dei Templi. Sì, certo, è anche il simbolo di come, se si fa con competenza, con volontà e per veramente la tutela di qualcosa, poi alla fine la competenza e la volontà vincono poi su tutto. E c'è anche un ritorno economico, perché non parlare anche di questo? Certo. Perché ovviamente poi tutta l'area ne beneficia se tanti spettatori, se tanti turisti vengono qui in loco. Quindi c'è anche un vantaggio per la nostra qualità della vita, per la possibilità di rimanere qui a lavorare. La ringraziamo per quello che fa e le auguriamo di continuare sempre a fare meglio. Grazie mille. Complimenti, complimenti ancora. Io non voglio emulare Salvini, ma voglio fare una foto a questo splendido. No, non mi abbracciare perché non è un selfie. No, ti abbraccio mentre fai la foto. Una foto. Perfetto. Ok. Siamo al primo momento di spettacolo di questa serata, un momento di danza con i ballerini Caterina e Nicola Barberi della Scuola di Danza Luna Rossa. La coreografia è stata curata da Simona Vita e da Fernando Cinquemani. La coreografia sarà su musiche latinoamericane. Signore e signori, Caterina e Nicola Barberi. Ma la più bella è già terra a fianco a me, ho espresso già il desiderio, sta ballando come se il mondo la guardasse, muove quel bacino come se ballasse, principessa del quartiere, sei una velina, sei diversa, sei speciale, tu sei salettina. Dimmi cosa succede se tra un secondo scappiamo via senza guardare più indietro e la tua bocca diventa la mia. Quando cammino per strada sento l'estate che già nell'aria, le nostre ombre sopra la sabbia, e almeno fino al mattino. Mambo Salentino. Sera con le stelle mi basta, anche se veloce come un treno che passa, non sarà perfetto, ma è così bello stare qui a ballare abbracciata con te, un mambo salentino.
Sipario d'oro 2019 a Stefano Milioto, scrittore, presidente del Centro Nazionale Studi Pirandelliani. Consegniamo questo premio per la narrativa, consegna il premio l'avvocato Antonino Gazziano, componente del Consiglio Nazionale Forense. Premio nazionale Sipario d'Oro, 12ª edizione 2019. Complimenti, complimenti. A Stefano Milioto, per l'intenso impegno profuso nel costruire trame e personaggi in romanzi degni, densi di sentimenti, emozioni e adesioni alle tradizioni sabettesi, una scrittura sempre agile, scorrevole e lieve. Ioppolo Giancaxio, Agrigento, 10 agosto 2019. Applauso, grazie. Che recuperiamo il microfono, così ci facciamo raccontare, facciamo un passo avanti così siamo più visibili e ci facciamo raccontare da Stefano Milioto com'è
la narrativa del territorio, come la si racconta? La narrativa nel territorio agrigentino è molto, molto varia, numerosa e complessa. Credo che Agrigento e provincia abbia un elevato numero di scrittori, di narratori. Pensate che nel mio paese, a Santa Elisabetta, ci sono 7 scrittori con pubblicazioni. E Santa Elisabetta è un paese di appena 2500 abitanti. Un paese fortunato dal punto di vista quindi letterario. Ah sì, perché non devo dire che non sono male, indipendentemente dal sottoscritto, però devo riconoscere che questi scrittori miei compaesani hanno un certo spessore. Ma la provincia di Agrigento, Agrigento in particolare, è veramente degna da questo punto di vista di essere l'erede dell'immenso grande Luigi Pirandello. Da dove nasce? Poi io lo dico da scrittrice, quindi forse anch'io saprei rispondere a questa domanda, però mi fa piacere farlo ad una persona prestigiosa come lei. La necessità, come nasce quella necessità profonda di scrivere, di raccontare, di trovare le parole giuste per arrivare a un lettore? E che lo può dire? È veramente un mistero. È come la nascita naturale, come nascono i bambini all'insaputa di tutto, così è in noi, qualcosa dal mondo che ci circonda entra in noi, diventa una necessità e poi urge dentro perché vuole uscire fuori. E noi siamo, noi scrittori, perlomeno per quanto mi riguarda, siamo lo strumento di questa vita che si crea a nostra insaputa, direi veramente. E poi c'è il lavoro straordinario che ogni scrittore fa, ed è la scrittura, ed è il mettere a posto quelle idee in quelle forme che devono essere poi, avere un destinatario, e questo destinatario è il pubblico. E penso che lo scrittore non debba mentire con i suoi probabili, possibili lettori. Grazie, grazie mille. Grazie. Facciamo un applauso, grazie a Stefano Milioto. Grazie mille. Grazie ancora e complimenti. Arrivederci, complimenti. E adesso? Resti qua con me? Se si parla di giornalismo, sì. Siamo ad alti livelli, eh? Chiamiamo il nostro premiato. Fai tu. Premio Sipario d'Oro 2019 a Felice Cavallaro, giornalista per la promozione culturale della strada degli scrittori. Consegna il premio Mario Graziano, direttore del Pirandello Stable Festival. È un po' riduttivo dire giornalista, sì. Io aggiungerei del Corriere sì. Della Sera. Un applauso per Paola Felice Cavallaro. Grazie. Grazie. Che onore averla con noi questa sera, un grande onore. Prego. Leggiamo le motivazioni di questo premio. Premio Nazionale Sipario d'Oro, 12esima edizione 2019, a Felice Cavallaro, per l'appassionato impegno profuso nel rilancio e nell'affermazione della grande cultura nazionale di Sicilia, attraverso l'azione continuata e consapevole della strada degli scrittori. Azione che rappresenta un modello di sviluppo della grande cultura siciliana in Italia e nel mondo. Un esempio di sano attivismo sociale. Ioppolo Giancaxio, Agrigento, 10 agosto 2019. Applauso. Adio. Grazie, grazie di cuore. Prima di parlare un po' con immenso piacere con Felice Cavallaro, avremo una proiezione da mostrarvi. Stagione, perfetto.
Io non lo sapevo. Non lo sapevo questo. Si può anche mangiare e si può dare lavoro. A tutti noi, scrittori compresi, viene la voglia di andare a vedere i luoghi dove i nostri maggiori scrittori sono vissuti e hanno operato. Avevo sentito dire di lei che era un buon ballerino, principe. Mi dispiace davanti ancora delusa. È molto di più di un buon ballerino. Lei è un ballerino delizioso, veramente delizioso. Je voudrais simplement exprimer ma gratitude. La vita che è necessitata per essere nella nostra forma corporale, a poco uccide la tua forma. Grande peccato della Sicilia è stato ed è sempre quello di non credere nelle idee. Si può incontrare lungo la strada degli scrittori, è un vino diverso da altri. Che bello, applauso. Mi avete fatto un bel regalo, perché questo è il promo che abbiamo mandato in onda per alcune settimane per annunciare il master di scrittura della Strada degli Scrittori che abbiamo tenuto nei primi di luglio ad Agrigento, al Palacongressi, con un parterre di docenti di prim'ordine, perché c'erano da Tiziana Ferrario a Luigi Locascio, da Andrea Purgatori, Pigi Battista, Nadia Terranova, finalista al premio Strega, e tutte queste persone ci hanno aiutato a realizzare anche alcune serate alla Valle dei Templi per tentare di rafforzare l'idea che lungo pochi chilometri è possibile ricostruire l'idea di un riscatto fondato anche sul tema della cultura. Cioè, noi siamo fortunati perché fra i tanti disastri che riusciamo a fare noi siciliani abbiamo una fortuna, quella che ogni tanto nasce una perla capace di diventare un faro nella letteratura del Novecento, come è accaduto appunto a Pirandello, Sciascia, Camilleri, che è transitato di un secolo e se n'è andato pochi giorni fa. E mi piace che abbiamo ricordato adesso con le parole di Andrea Camilleri il senso vero di quest'idea della Strada degli Scrittori, che è appunto quello di ricostruire per esempio un flusso turistico nella, fra virgolette, vera Vigata. Cioè, è chiaro, la regia televisiva, anche per una scelta come dire, di panorama, ha orientato gli zoom, i teleobiettivi, gli obiettivi su cicli,
Modica, Ragusa Isla. Perché? Perché lì sono dei posti straordinari. I nostri posti, ce lo vogliamo dire noi qui a Ioppolo Giancazio, cittadini della strada degli scrittori, da queste parti non è che sia esaltante l'ambiente, perché spesso nella struttura dei nostri paesi, fra le case diroccate che magari ci ritroviamo anche qui stasera accanto, noi scopriamo un'aridità culturale che ci portiamo addosso, però può darsi che possiamo liberarcene. E allora, se facciamo leva su questi scrittori che ci hanno aiutato ad avvicinare questi luoghi al mondo, chissà che non riusciamo a portare un po' di mondo qui per ricostruire. Il tentativo è questo, un nuovo sano business capace di evitare che tanti ragazzi da questi paesi partano per andare a fare magari i camerieri a Londra, che li facciano qui, facciamo aprire tante trattorie o ricostruiamo dei circuiti turistici e culturali, ovviamente, per realizzare questo riscatto che vorrei sintetizzare con le stesse parole di Andrea Camilleri, quando dice: la strada degli scrittori è la strada del formaggio che assaggi, o l'avete sentito, del vino che assapori. Ma che vuole dire? Vuole dire che a lui fa piacere se un po' di turisti arrivano nella sua vera vigata, e possono arrivarci mettendo in moto un'intera idea di economia commerciale, industriale, cioè il formaggio e il vino di cui parla Camilleri sono l'azienda casearia, l'azienda vitivinicola, l'artigiano, il commerciante, l'albergatore, che può trovare linfa vitale da una presenza culturale di viaggiatori che siano interessati non soltanto, per carità, nessuno li tocchi, ai templi della valle di Agrigento, ma che portati per mano possano scoprire appunto le meraviglie di Palma di Montechiaro col convento di cui parla il Gattopardo, le parrocchie di Regalpetra con le miniere dei Carusi di Sciascia, la Scala dei Turchi, che però oggi, proprio stamattina, abbiamo letto con mia moglie adesso una notizia su Repubblica, qualche sciagurato ha sfregiato, sì, scrivendo merda, sì, sulla marna bianca della Scala dei Turchi. Allora, mentre cadono tante stelle, non soltanto 5 in questo periodo, io non è che ho tanta paura di chi arriva da fuori con i barconi, io ho paura di tanti siciliani come noi che vanno lì a scrivere merda sulla Scala dei Turchi. Allora, dobbiamo, occasioni come queste possono essere utili per cercare di capire come battere l'aridità culturale dalla quale siamo circondati e sommersi, finendo a volte per non vederla o subirla. Ecco, noi dobbiamo ribellarci a tutto questo. Grazie. Felice Cavallaro, grazie. Siamo... è stato un piacere, davvero un enorme piacere conoscerla. Vogliamo chiedere se Mario Gazziano ha una domanda da porre? A domanda rispondo. Domande da porre al nostro ospite? La targa, se no me la porto io. Grazie ancora, Felice Cavallaro. Direttore, volevo dirle che, insomma, interventi come questo che ha appena fatto Cavallaro a me danno un po' di speranza. Dobbiamo essere ottimisti. Grazie, sì, anche alle parole di Felice Cavallaro. È vero, io penso che si possa veramente riscoprire il valore di questa cultura che qualcuno prova a sotterrare. Speriamo bene, andiamo avanti. Andiamo avanti con le premiazioni. Premio Sipario d'Oro 2019 a Jana Elena Simpanen per la promozione sociale di Soroptimist. Consegna il premio il dottor Calogero Pisano. Applauso. Non inciampare, ci siamo riusciti, complimenti. Veniamo al centro. Salve, buonasera, benvenuta. Attendiamo.
Salve, buonasera. Leggiamo le motivazioni. Premio Nazionale Sipario d'Oro, 12ª edizione 2019. Aiana Elena Simpanen, per il colto impegno espresso nell'azione di promozione sociale e culturale delle diverse dimensioni territoriali, attraverso le attività consapevoli e costruttive dell'Associazione Sor Optimist di Agrigento. Un modello di partecipazione e di condivisione. Iopolo Giancaxio, Agrigento, 10 agosto 2019. Meritato riconoscimento, Iana. Meritato riconoscimento, complimenti a voi. Un attimo, il microfono. Sì, il microfono. A ruota libera, Iana. Intanto grazie a nome per conto delle 36 socie del club Sor Optimist Agrigento. Siamo sul territorio dal 1997, il Sor Optimist International esiste nel mondo a livello globale dal 1921, siamo 75.000 a livello mondiale e più di 6.000 in Italia, abbiamo 151 club. Il nostro è un club molto vivace, è capace di lavorare, di seguire le linee guida nazionali. Io sono in scadenza, finisco il mio mandato biennale il primo di ottobre di quest'anno. Sono stati 2 anni intensi in cui appunto quello che con piacere ho ascoltato nella motivazione contraddistingue il nostro club, cioè quella di essere un modello di lavoro di squadra in cui nessuno è escluso, ma cambia come in una buona squadra di calcio, qualsiasi squadra sportiva, il ruolo da capitano all'attaccante piuttosto che difensore. Quindi abbiamo tanti progetti. Voglio ricordare in modo particolare la realizzazione della compagnia teatrale integrata con 18 detenute della casa circondariale, oggi di Lorenzo, all'epoca quando abbiamo iniziato Petrusa. Abbiamo lavorato con le detenute, 7 socie attivamente per 40 ore, per 6 mesi, portando poi sulle scene l'8 marzo, ma data simbolica scelta dal direttore del carcere, Le brutte anatroccole, scritta e la regia magistralmente portata avanti da una delle nostre socie, da una collaboratrice esterna. Ed eravamo sul palco noi socie, alla fine con le 18 detenute hanno ricevuto una certificazione, un certificato di professionale di animatrici ludico-teatrali, e questo è un qualcosa che loro possono spendere una volta uscite dal carcere. E questo grazie anche al nostro spirito di collaborazione, perché abbiamo lavorato lì grazie a un invito di CPIA, il Centro Provinciale di Istruzione per Adulti, e questo è un altro dei motivi portanti del nostro club: lavorare in collaborazione con altre associazioni come la Rete di Cristina, con altri club service sul territorio, con il comune di Agrigento, con altri comuni. Quindi siamo assolutamente aperti a tutte le forme che possano fare quello che è l'obiettivo principale del Sor Optimist International: promuovere e sostenere l'avanzamento della condizione delle donne e delle bambine e delle giovanissime donne. Ecco perché siamo andate alle scuole elementari, siamo andate alle scuole superiori, abbiamo rivitalizzato la biblioteca comunale di Agrigento, la biblioteca comunale La Rocca, organizzando 2 edizioni, sia quella per ricordare la memoria del gioco povero siciliano, e anche quella di creare dei libri, dei manufatti insieme ai bambini, che poi abbiamo donato alla biblioteca e sono adesso consultabili da altri bambini che ne magari avessero voglia. Quindi abbiamo fatto tanto e cerchiamo di fare tanto anche nel futuro. Quindi cambia soltanto la presidente, ma l'impegno del Sor Optimist rimane sempre lo stesso. Grazie mille. Grazie ancora. Grazie. Dove vai? Tu rimani qui. Siamo al secondo. Anche questo è un fuori programma. Ah, ecco. Fuori programma. Raggiungiamo un attimo il centro del palco, così siamo. È vice capo della segreteria dell'assessorato regionale al turismo. E volevo chiederti una cosa: se il comune di Iopolo quest'anno ci ha fatto piangere, non è che l'assessorato ci ha fatto poi tanto ridere, eh?
Purtroppo quest'anno è l'ultima finanziaria, il collegato, non sono stati inseriti i soldi per il turismo. Aspettiamo il 10 settembre e poi comunque faremo quello che c'è da fare. Grazie anche a Croce, buonasera. Grazie e buonasera a te. Siamo al secondo momento di spettacolo di questa serata. Prosa leggera, ascolteremo il brillante monologo Nuovo Madrigale dell'Amor Sincero, edizione 2019, della brava Maria Grazia Castellana, che abbiamo già applaudito nelle passate edizioni. Maria Grazia è la giovane affermata protagonista del Pirandello Stable Festival. Signore e signori, Maria Grazia Castellana. Dico l'amor sincero. A 14 anni mi innamorai del figlio della portiera. Abitavo in un condominio di 40 famiglie, giù di lì. Ma finì così, finì presto. Scendendo con l'ascensore della scala B, mia madre mi disse: figlia mia, il mondo è fatto a scale e i gradini si salgono e no che si scendono. Il figlio della portiera vive nelle sottoscale, noi al decimo piano, vacci piano. Non è così? E fu così che quel giovanile amore finì. A 22, amore, felicità, all'università. Io in lettere, lui in filosofia. Amore presto detto, amore furioso, notte e giorno a letto. Sì, sì, notte e giorno, E di studio, assolutamente, un corno. Mia madre mi disse: ma non vedi? È uno scioperato, non studia, non si impegna, è solo un balordo per di giorno. Figlia mia, l'amore conta, sì, ma quel che conta è il conto in banca che conta assai di più. E quell'amore che era, ahimè, è il fu. A 30 anni mi innamoro di un solido bancario. Tutto casa e chiesa. Non fu un grande amore, no. Tornava stanco, coi numeri in testa, insomma, presto detto, anche questa volta niente amore a letto. Non ce la faceva. Mia madre mi disse: meglio un bancario che un precario. Ma fu proprio quell'amore ad essere precario. Durò 3 mesi e 1 dì. E tagliando corto, pure quell'amore finì. E lui nemmeno se ne è accorto. Addio bancario col fiato troppo corto. A 50 mi innamoro di un giovane, 70enne. Era, direi, sufficientemente bello. Sì, tutto tirato, impomatato, tutto lisciato. Mia madre, ancora lei, mi disse: ma non vedi? È un vanesio. Si tinge i capelli, ha l'impianto per la dentiere, preso da doppia miopia, ma per cortesia lascialo perdere. Nemmeno con amore ti conforta e ti consola. Fidati, meglio restare da sola. E ora che ho 60 anni, mi chiedo: ma l'amore esiste? O è una chimera? Forse ogni tanto penso, era meglio restare col figlio della portiera, o no?
diciamo, la dimostrazione di come la terra di Sicilia sforni dei talenti. Io vorrei che si facesse un altro applauso a Maria Grazia Castellano. Prossimo premio, premio Sipario d'Oro 2019 al dottor Emerico Ballo per la cardiochirurgia di eccellenza. Consegna il premio Lelio Castaldo. Facciamo un applauso al dottor Emerico Ballo. Ancora complimenti. Salve dottore, buonasera, piacere. Inevitabile, quando si ha un cardiochirurgo di questo straordinario, valore, non ascoltare qualche testimonianza. Angelo Incorvaia è pronto. Poi abbiamo anche un grande artista, un grande amico che è Mark Hart, grande amico anche del dottor Emerico Ballo. L'anno scorso, a maggio, il mio grande amico da 40 anni, nonché 20 anni di lavoro insieme con la mia trasmissione Opinioni, è stato il mio cameraman, un pomeriggio mi ha chiamato e mi ha detto: sai Lelio, ho dei piccoli fastidi al petto, vorrei fare una visita in cardiologia ad Agrigento. Va bene, chiamo il primario cardiologo di Agrigento, dottor Giuseppe Caravanno, gli spiego un po' la situazione, mi ha detto: domani pomeriggio fallo venire. Il giorno dopo, il lunedì, Angela Incorvaia, non essere triste ti prego Angela, anche perché la situazione, il giorno dopo Angelo Incorvaia alle 17 si reca nello studio del dottore Caramanno e intorno alle 19.30, alle 20, sento passare da casa mia l'elicottero del 118. Tutto potevo immaginare tranne che in quell'elicottero ci fosse il mio fraterno amico Angelo Incorvaia. Arriva a Palermo, il resto lo racconta lui. Niente, da quel momento è iniziata una brutta esperienza. Nel giro di 24 ore pensavo di essere una persona sana, invece mi sono trovato a combattere una cosa molto molto pesante. Ho dovuto attraversare un momento veramente brutto, molto brutto, ma grazie a Dio sulla mia strada mi sono trovato questo splendido quest'uomo che è a fianco a me, che grazie a lui se oggi sono qui a parlare su questo palco. Sulle sue doti professionali, certo, basta che il fatto che io sia qua stasera a parlare già dice tutto. Ma le sue doti umane sono, credete, una persona straordinaria, unica. La cosa più bella da questa brutta esperienza che ho avuto è aver conosciuto lui. Sono molto emozionato, Angelo è emozionato, emozionato. Dottore Ballo, quest'organo benedetto o maledetto che abbiamo, il cuore. Ma direi benedetto più che maledetto, benedetto. Solo che ogni tanto purtroppo per dei colpi bisogna, diciamo, dargli un aiuto, una mano. Una mano, quindi... lei opera a Villa Maria Elena. Villa Maria Eleonora. Eleonora, ed è uno davvero dei più noti cardiochirurghi in territorio. Mi limito a dire regionale, altrimenti poi
qualcuno possa pensare che siamo anche messi d'accordo. La ringrazio. I complimenti al dottor Emerico Ballo, grazie. Leggiamo le motivazioni di questo premio. Premio nazionale Sipario d'Oro, 12ª edizione 2019, a Emerico Ballo, per la grande professionalità congiunta ad una profonda umanità che lo avvicina affettivamente e con fiducia ai pazienti nelle diverse patologie cardiochirurgiche. Un'attività di impegno serissimo e di studio continuo e approfondito. Un riferimento positivo per tutto il territorio regionale e nazionale. Ioppolo Giancaxio Agrigento, 10 agosto 2019. Complimenti ancora. Complimenti. Grazie. Grazie, grazie ancora. Grazie. Grazie a tutti. Prossimo premio nazionale Sipario d'Oro 2019 a Rossella Macedonio, specialista di medicina oftalmica. Consegna il premio il notaio Enzo Motta, con la compresenza della dottoressa Gisella Saito, ottortista collaboratrice da anni della dottoressa Macedonio. Complimenti e benvenuta, dottoressa. Prego. 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 Salve, buonasera, certo. Dottoressa. Leggiamo le motivazioni di questo premio. Premio nazionale Sipario d'Oro, 12ª edizione 2019, a Rossella Macedonio. Per la professionalità e l'impegno scientifico espresso sempre nell'attività della medicina oftalmica, con particolare riferimento alla dimensione dell'infanzia, cui ha dedicato lunghissimi anni di studio e di affetto. Un modello di grande azione umana e scientifica, Ioppolo Giancaxio, Agrigento, 10 agosto 2019. Scusa, la targa al notaio, per favore. Esatto, esatto. Ripetiamo allora questa cerimonia. Sì, sì. Perché non ci vedo da vicino? Quando si dice non ci vedo da vicino. Accomodiamoci un pochettino più avanti. Devo dire che quando uno non vede da vicino già si sente anziano e lo rifiuta l'occhiale. Dopo 40 anni abbiamo la presbiopia e tutti mi dicono: no, ma io vedo benissimo, facciamo la prova con l'ottotipo e vedono 3 decimi. Negano che non vedano, perché significa occhiale da vicino, anziano. E tutti lo rifiutiamo, no? Esattamente. E allora è arrivato il famoso occhiale progressivo, senza le lunette, così ti illudi di essere giovane, no? Ma tu non ce l'hai l'occhiale, come leggi? No, io infatti non leggo. Rifiuta anche lui di metterli sugli occhiali. Devo dire che la nostra professione è una professione bellissima, perché ci mette a contatto a 360 gradi, dai bambini agli anziani. Ecco, infatti, dottoressa, volevo dirle anche è questo. Diagnostica e chirurgica. Quindi quanto è importante, è molto importante anche la prevenzione, sì, nei confronti dei bambini. Quindi io e la mia collega siamo andati in giro pure per le scuole a fare screening gratuito e trovare anche bambini, soprattutto affetti da occhio pigro, la miopia, che poi dallo strabismo, eccetera. E lei mi ha collaborato moltissimo. Lei è ortottista, ha studiato anche a livello nazionale, abbiamo fatto congressi, ci aggiorniamo di giorno in giorno. Se non ti aggiorni non puoi dare il meglio di te a tutti, esattamente, no? E la cosa più bella è che andiamo al lavoro con grande passione, con la stessa passione del primo giorno di lavoro. Per forza, guai se non fosse così. Voleva spendere 2 paroline. Grazie. Dottoressa, io sono stato officiato qui da Mario come promotore culturale, ma io sono un po' miope, un po' presbite, un po' astigmatico e ho un principio di cataratta. Penso con quale entusiasmo le consegno il premio. C'è un libro di oculistica in lei.
dottoressa Rossella Materoni, grazie. Grazie dottoressa, grazie mille. Arrivederci e grazie. Grazie. Tu che c'hai? Tu non vedi? Ti rifiuti di... Se non ci vedo, non ci vedo da vicino, no? Ti rifiuti di metterti gli occhiali. Ormai a una certa età, hai visto, la dottoressa l'ha spiegato. Esatto. C'è il calo della vista da vicino, quindi ti dovrai convertire rigorosamente a questo... A portare gli occhiali. Ok? Prossima edizione. Prossima edizione con gli occhiali, ok. Torniamo al momento... A un momento di spettacolo, tornano i ballerini Caterina e Nicola Barberi della scuola di danza Luna Rossa dei maestri Simona Vita e Fernando Cinquemani. In questa esibizione i nostri ballerini si esibiranno in uno standard. Applauso per Caterina e Nicola Barberi. Fascination, I know, it might have ended right then at the start, just a passing glance, just a brief romance, and I might have was fascination, I know, seeing you alone with the moon up above. Then I touched your hand, and next moment I kissed you.
con le premiazioni. Il prossimo premio Sipario d'Oro 2019 va ad Alfonso Cartannilica per la cultura satirica. Consegna il premio Lelio Castaldo. Complimenti, complimenti, complimenti. Buonasera, complimenti. Prima di leggere le motivazioni e di premiare... Volevo dire una cosa. Vai. Cartannilica Alfonso, forse mi ricorda poco. Questo signore è quello che da 2 anni ci diletta con un proprio blog che si chiama Satira Agrigentina, e non possiamo non fare un applauso, vi prego, vi prego. Sta facendo inferocire e arrabbiare molti politici con le sue vignette, e adesso le vediamo insieme. Adesso ne vediamo alcune insieme e poi magari continuiamo. Vediamo insieme alcune delle più celebri vignette di Alfonso. Le commentiamo, porgiamo il microfono. Sì. Se ci fermiamo, perché se andiamo così veloci ci perdiamo di casa. Allora, perciò questo. Allora ripartiamo. Se ci organizziamo bene, per favore. Alfonso, leggi le didascalie, per favore. Vado. Sì, puoi leggere. Ok, questa prodotti tipici locali, naturalmente c'è la pesca di Vivona, l'arancia di Ribera, il melone giallo di Joppolo e la chiapparina da marciapiede ad Agrigento. Anche perché ad Agrigento l'erba è così alta che non abbiamo dei marciapiedi, abbiamo delle oasi del WF. Esatto. Poi questa Agrigento Gigen di Acque farà pagare anche il sudore, installati i primi contatori da polso. Poi questa, alcune differenze fra degli scorci che ci sono in Italia, scorci di Roma, scorci di Firenze e poi ci sono scorci di Agrigento. Questa però la devi aggiornare. È un gioco di parole sulla parola scorci, che in dialetto significa bucce. Quando tutti ce l'hanno con l'olio di palma e tu produci olio di oliva a Palma di Montechiaro, giustamente, perché cioè, se uno produce olio di oliva, perché ce l'hanno con l'olio di palma? Poi questi sono i suoni più amati dagli agrigentini, c'è il suono del mare, il rintocco delle campane e la solita anziana che urla quando viene l'acqua, vieni l'acqua. Questa si riferisce alla sfilata di Dolce & Gabbana che c'è stata nella Valle dei Templi. Alcuni è sfuggito, ma ha sfilato anche un abito ispirato al problema della spazzatura in città. Questa è una delle più famose, questa l'ho creata quando c'è stato lo scandalo delle 104, delle false invalidità. Agrigento, false invalidi, arrestata Clara, l'amica di Aide. Cioè in quel periodo, in poche parole, ha guarito più invalidi la questura di Agrigento che il santuario di Lourdes. Poi questi sono i percorsi di penitenza più duri e faticosi del mondo, c'è il Cammino di Santiago, la Via Francigena e la strada statale Agrigento Palermo. Crateri a confronto, i crateri lunari, quelli marziani e poi le buche stradali di Agrigento. Questa è naturalmente Marco Cartaginone, lo conoscete tutti. Questa è una foto che si riferisce alla cerimonia in cui il sindaco di Agrigento gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Marco Cartaginone è quella a sinistra, naturalmente. Poi questa per completare, per velocizzare il completamento della 640, hanno deciso di spostare la città di Agrigento verso Caltanissetta, così almeno la strada statale sarà finalmente completata, almeno è un'idea geniale, secondo me la copieranno, l'attueranno davvero. Poi questo è l'aeroporto, vabbè, l'aeroporto di Agrigento ormai è un classico, cioè ad Agrigento ormai già noi siamo pronti per l'imbarco, mancano soltanto gli aerei e l'aeroporto, ma già siamo pronti. Poi collegamenti a confronto, c'è l'Airbus che collega Singapore a New York, poi la linea veloce Pechino-Shanghai,
ponte avveniristico con Gong e Macao, e poi c'è la dirigenza Agrigento Palermo. Questa San Valentino, auguri di buon San Valentino da Agrigento, perché noi da Agrigento facciamo tutto con il cuore, anche le buche stradali. Questa è recente perché si riferisce ai recenti furti di auto che ci sono stati al parcheggio dell'ospedale, e hanno cambiato l'insegna dell'ospedale: occhio che ti futti una macchina. E poi questa è un'esclusiva, ma già Marco Zambuto ci ha preceduti, però lei è un tuo concorrente, Sara. Cioè Lelio ha deciso, Lelio, di scendere in campo, e questo sarà il suo nuovo look, che ha già è il volantino elettorale delle prossime elezioni. Trump o Firetto? Se non sei biondo non ti puoi candidare ad Agrigento, quindi anche Marco, ma cambia tintura di capelli. Questo non me l'aspettavo. E poi basta. Però tu mi vuoi male, eh? No, se ricordati degli amici di chi ti ha voluto bene. Esatto. Venite avanti. Basta, questa era finita, l'ultima era questa. Venite avanti, Lelio. Leggiamo le motivazioni di questo premio. Premio nazionale Sipario d'Oro, 12ª edizione 2019, ad Alfonso Cartannirica. Per l'originale capacità di ideare e creare un nuovo modello di comunicazione nei social attraverso la letteratura della satira, sempre con garbo, intelligenza e raffinata sensibilità rispetto alle dimensioni sociali sottolineate con gusto e simpatia. Un'eccellenza giovane nel nostro territorio, Joppolo Giancaxio, Agrigento, 10 agosto 2019. Onore. Davvero con grande piacere ti consegno questa tarda, veramente complimenti. Posso raccontare un po'? Prego. Ringrazio l'organizzazione per questo prestigioso riconoscimento, per me è un onore oltre che una spinta ad andare avanti. Cosa scriverai domani a proposito di questo premio? Cosa scriverò? Che mi stavo addormentando, no? Scherzo. E poi dopo mi sono ripreso quando c'è stata la premiazione. Esatto. Il professore Gazzano sarà felicissimo, lo spettacolo l'ha organizzato lui. Nemmeno la parola mi rivolgerà più. E poi volevo dire che alcuni anni fa, quasi per scherzo, ho creato questa pagina Facebook che si chiama appunto Satira Agrigenti. In poco tempo ha avuto un grande successo, oggi è seguita costantemente da circa 36.000 persone, ma tanti altri agrigentini la conoscono, ne hanno sentito parlare, anche perché spesso le vignette vengono riprese dalla stampa locale e quindi diventano uno spunto di discussione in città. Sempre mi chiedono spesso che cos'è per me la satira. Per me la satira è uno strumento davvero utile che permette di far riflettere su un problema utilizzando l'arma dell'ironia. È anche un modo di esercitare la libertà di manifestazione del pensiero in una terra come la nostra, dove spesso si ha quasi paura di esprimere la propria opinione, come se qualcuno dovesse concederci la libertà di farlo. Invece questa libertà bisogna prendersela e basta, perché non ce la regala nessuno. E per me la satira è anche una specie di terapia che mi permette di esorcizzare tanti problemi che ci sono ad Agrigento e che aspettano una soluzione da decenni. Poi cos'altro aggiungere? Giusto che siamo a Joppolo, però sì. Hai dimenticato, sicuramente sarà stata una dimenticanza, una foto che ritraeva proprio questa piazza di Joppolo, Giancaxio, e al posto della chiesa, perché dietro il palco c'è la chiesa, aveva sistemato il Tempio della Concordia qui nella piazza di Joppolo. Questo perché anche con la satira e con qualche articolo giornalistico abbiamo cercato di esorcizzare chi ha cercato di denigrare gratuitamente questa magnifica e bellissima cittadina che si chiama Joppolo Giancaxio. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie di tutto. Grazie. Grazie ancora. Siamo giunti, alla fine, caro direttore, all'ultimo premiato di questa sera. Chiudiamo in bellezza. Premio nazionale Sipario d'Oro 2019 a Massimo Vergari, dirigente Bayer, manager e promozione aziendale. Consegna il premio Lelio Castaldo, direttore del Sicilia 24. No. Consegna il premio vice sindaco di Joppolo Giancaxio, Domenico Migliara. Chiamiamo il vice sindaco Domenico Migliara. Io compartecipo. Dottore Vergari. Salve, buonasera. Siamoci qui perché poi
Anche io. Aspettiamo il vice sindaco che ci raggiunge. Buonasera. Salve, buonasera. Massimo. Leggiamo le motivazioni. Premio nazionale Sipario d'Oro, 12ª edizione 2019, a Massimo Vergari, per la pluridecennale attività di informazione e formazione scientifica, con l'attenta osservazione delle risorse umane per raggiungere risultati di massima efficienza e di sicuro apprezzamento. Un lavoro che ha la dimensione della modernità nella conoscenza dei propri territori di azione. Modello di attivismo e di professionalità. Ioppolo Giancaxio, Agrigento, 10 agosto 2019. Straordinaria professionalità, questo signore che vedete qui è davvero, come si dice, dalla nostra parte un pezzo importante, lavora per la Bayer, che, voglio dire, scusate se è poco. Da qualche anno. Da qualche anno. 31 anni. E la Bayer che ha investito tantissimo in Sicilia, grazie anche alla ricerca scientifica e anche in particolare in provincia di Agrigento, proprio grazie al dottor Massimo Vergari. Grazie a voi tutti. Sì, pluridecennale, vero? Sì, la ricerca, in particolare la questa ricerca. È sì. Nel mio cuore. Ci sono anche motivi passionali, no? Che vedi qui 20 anni fa. Ho incontrato infatti un medico, lo vedevo da un po', avevamo organizzato un incontro di formazione, di questo un po' mi occupo, come formare i medici, come permettere loro di fare meglio il loro lavoro. Sono emozionato? No. Sono molto contento di ricevere questo premio, che lo ricevo io, ma diciamo rappresento un po' tutti i miei collaboratori che qui in Sicilia lavorano con grande professionalità. Approfitto anche per ricordare che verso la fine di settembre si rinnova un appuntamento ad Agrigento, al Viale. È un'iniziativa che vede coinvolta la cardiologia dell'ospedale di Agrigento, direttore Giuseppe Caramanno, tutta la sua equip. È un'iniziativa che è rivolta alla cittadinanza, è una 3 giorni in piazza dove i cittadini potranno fare uno screening sul rischio gratuito chiaramente sul rischio cardiovascolare, controllandosi il diabete, il colesterolo, tenendo un po' la pressione e quindi un po' fattori di rischio, fattori di rischio, sì, cardiovascolare. Sì. A settembre questo da Agrigento è il quinto anno e ogni anno cresce sempre di più. Grazie dottore Massimo Vergari e grazie anche al vice sindaco Domenico Migliara che ha presentato la TAG. Complimenti ancora. Complimenti. Direttore, anche quest'anno siamo giunti al termine di questa bella kermesse. Abbiamo premiato delle personalità davvero di spicco. Una serata davvero molto molto bella. A livello nazionale ci siamo impreziositi della loro professionalità e della loro esperienza. Ci hanno fatto dono del loro lavoro prezioso, costante e appassionato. Prima di dare l'appuntamento al prossimo anno... Qualche altra cosa da dire, io chiamerei di nuovo... Chiamiamo gli sponsor i nostri amici. Di salire sul palco un attimino per ringraziarli ulteriormente. Chiamiamo i responsabili della... Più. Sono scappati tutti. Chi tipografia Maira, Omnia Congress, Trattoria Mimmo di Giardina Gallotti e la Meccatronica di Angelo. Sono andati a mangiare, noi invece facciamo un grande applauso a coloro che hanno creduto anche per quest'anno a questa iniziativa culturale. Ringrazio Giuseppe Portannese per la preziosissima e professionale collaborazione. Ringrazio il mio direttore. Allora Simona, sì. Chiamiamo tutti i premiati per la foto. Sì, chiamiamo i premiati. I premiati allora, anche sul palco. Il noto, il
Ben trovata. Gala Elena Simbanen, Enza Ierna, Giuseppe Taibbi, Enrico Ballo, Alfonso Castannilica, Quartet Folchi, che è andato via per gli impegni, Franco Pullaro, Rossella Macedonio, Massimo Vergari, e anche i nostri artisti per gli interventi, Maria Grazia Castellana, Caterina e Nicola Barberi, Simona Vita e Fernando Cinquemani. E naturalmente ringrazio tutti, anche i nostri conduttori, Simona Stammelluti con Lele Bastate e Giuseppe Pitanelli. Ringraziamo grazie. Mario Gazziano per aver il direttore artistico per aver curato anche quest'anno questa manifestazione. Ricordiamo che la registrazione integrale del Sipario d'Oro sarà trasmessa il prossimo giovedì alle 21 su teleatrasper.fm. Vi diamo appuntamento al prossimo anno. Baci dalla Stammelluti, alla prossima. Grazie a tutti voi, grazie, buona serata a tutti.